Ciao a tutti, ciao a tutte. Continuiamo il nostro cammino in compagnia di questo libro e siamo a pagina 151. Una frase che mi è rimasta nel cuore quando la lessi tanti anni fa. Poi mi capita ogni tanto di riprendere in mano il libro dove si trova questa frase. Il libro è L'uomo che cammina di Christian Bobin. E a un certo punto in quel libro si dice così. Ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera. Ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera. Beh, questa mi sembra una bellissima definizione di cos'è un eroe. Chi è un eroe? Un vero eroe? Noi a prima vista, quando ci dicono, secondo te, chi è un eroe? Ci viene da dire, beh, uno che fa grandi cose, che fa imprese, delle imprese incredibili, quello è un eroe, no? In realtà un vero eroe è uno che ha contrattempi come tutti, ha tormenti come tutti, ha fatiche come tutti, ma non molla mai di sperare nella causa che sta portando avanti. Abbiamo presente tanti eroi. Chi erano? Erano persone che avevano una causa per cui lottare. E hanno lottato molto. Certi eroi sono stati imprigionati, sono stati picchiati, condannati, ma non hanno mai mollato quella causa, anche di fronte ai contrattempi, anche di fronte ai dolori, alle fatiche, alle delusioni. Un grande eroe è uno che certo ha delle cose che lo tormentano, come tutti, ma ha una speranza sempre maggiore. Bella questa definizione di eroe. E appunto in quel libro si parla di un eroe che veramente ha avuto molti tormenti, molti tormenti. È stato deluso dai suoi, da quelli del suo giro, è stato deluso a un certo punto, più volte, che non lo capivano. È stato deluso dalla gente che aveva intorno, che non sempre l'ha capito, che addirittura l'ha abbandonato sovente. È stato deluso dalla vita. È stato deluso per tante ragioni, ma non ha mai smesso di sperare, anche quando l'hanno condannato, ingiustamente. Ma lui continuava a lottare per la sua causa. Ed è morto con la profonda convinzione che quella causa valeva. Bellissimo. E dunque davvero lui è uno di cui si può dire ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera. Meraviglioso. E quando leggi quel libro, a un certo punto ti viene da dire, mi piacerebbe essere anch'io così. Sarebbe bello se la gente, parlando di Derio, si dicesse, sì, a volte ha qualcosa che lo tormenta, ma sicuramente si vede che ha più attese che non tormento in cuore. Sarebbe bello se dicesse di me, di tutti, gli uomini e le donne, di voi, si potesse dire, in lui, alla fin fine, in lei, è più ciò che spera che non il guaio dei tormenti. È interessantissimo, perché a volte, credo anche in me, si vede più altro che non la speranza. Succede, certe volte uno è arrabbiato, certe volte qualcuno ti fa arrabbiare, certe volte hai dei contrattempi, certe volte hai delle delusioni e ci sono, sarebbe banale negarlo, ma è interessante che anche in tutte queste situazioni possa emergere, questo sarebbe il sogno di tutti, dentro di noi la speranza che uno porta avanti. Bello, questo credo che sia una cosa molto interessante, anche perché un uomo, una donna, che cosa sono? Sono qualcuno che spera. Noi viviamo così, viviamo di speranze, soprattutto. Viviamo di speranze. Non siamo macchine che funzionano, ma energia che attende. Non siamo macchine che funzionano, fossimo solo macchine che funzionano. Andiamo avanti finché a un certo punto la macchina si rompe e finisce così, ma siamo sempre energia che attende, noi siamo sempre lì ad attendere qualcosa. Pensate, si attende che nostro figlio capisca qualcosa, che cresca, si attende che quella persona, nonna, è all'ospedale, che guarisca, si attende che il progetto che abbiamo fatto, l'investimento che abbiamo fatto sul lavoro funzioni, frutti qualcosa. Noi siamo sempre in attesa, siamo sempre in attesa di domani, sempre. È interessante. Ed è importante mantenere viva questa attesa, è proprio importante mantenerla viva, ogni giorno rinnovarla, perché sia dentro di noi e ci renda quello che siamo, cioè umani, non solo macchine che funzionano, ma esseri
Esseri che attendono. Bellissimo. In quel libro, per dire tutta la citazione esatta, si dice così: se ne va a capo scoperto. La morte, il vento, l'ingiuria, tutto riceve in faccia senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera. Che la morte è nulla più che un vento di sabbia. Che vivere è come il suo cammino, senza fine. Bellissimo, eh? Ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera, che la morte è nulla più che un vento di sabbia. Addirittura di fronte alla morte continua ad avere una speranza, una fiducia. E io commento dicendo: è entusiasmante questo personaggio. Affronta con speranza le ingiurie, tante, il vento contrario e la morte. Muore senza perdere la speranza, come se stesse ancora camminando oltre. Affronta la morte, viene ucciso, difatti, come un vento forte di sabbia e va oltre. Lui, l'uomo abituato a camminare con speranza, non si ferma. E ci apre una strada su cui camminare, sorretti da un'incrollabile speranza. Anche nei tormenti, anche di fronte alla morte, per essere davvero uomini capaci di sperare sempre. Questo eroe si chiamava Gesù Cristo. Ci auguriamo che davvero questa figura, per credenti e non credenti, ci aiuta a capire che la prima grande lotta che dobbiamo avere è quella di mantenere accesa la speranza. Ve lo auguro di cuore. Buon cammino.